giù, se la luna lassù non splende. Si scolorano i cuori e non sbocciano amori nei fiori. Potere del cristallo del cuore! Vieni a me! Sono la paladina della legge, una combattente che veste alla marinara. Io sono Sailor Moon e sono venuta fin qui per punirti in nome della luna. Ho iniziato a lavorare nel meraviglioso mondo del doppiaggio 7 anni fa, facendo delle piccole cose, dei personaggini che duravano una puntata, e ho iniziato ad appassionarmi finché un paio di anni fa ho trovato il personaggio più importante della mia vita, che mi ha reso famosa e che è Sailor Moon. Oltre a Sailor Moon, che vabbè, lo conoscono tutti, il più famoso, ho fatto anche tanti altri cartoni animati, giapponesi, americani. Ho avuto un personaggio nella soap opera più famosa in Italia, Sentieri. Doppiare Sailor Moon è molto divertente anche per il rapporto che c'è con i colleghi. Marco Balzarotti, che è il mio grande amore, mi lord, è simpaticissimo e quando lavoriamo insieme ci divertiamo come pazzi. E poi anche con Luna ho un bellissimo rapporto, che è la mia gattina, ed è doppiata da Graziella Porta, che è una grandissima doppiatrice, simpatica, è molto divertente lavorare con lei, anche istruttivo. È che è una ragazzina come tutte, che manifesta i propri sentimenti senza mediazioni, e per questo credo che abbia questo successo sorprendente, è perché si innamora e non si vergogna di dirlo, ha paura e non ha vergogna di dirlo, si vergogna e mostra la sua vergogna, e per questo credo che colpisca tutte le ragazzine, che arrivi un po' nell'intimità di tutte le adolescenti, penso. Petali di stelle, petali di luna, su stella poi il mio sogno si avvererà.